Allora, qua stiamo continuando sul dibattito, no, ma rendiamo partecipi i radioascoltatori di quello che stavamo dicendo. C'era la polemica su Francesco Totti, che questa settimana sembra che abbia detto qualcosa. Ora, ragazzi, come stavamo dicendo, visto che è il tuo idolo, prego. Non mi toccate Francesco. Esatto. No, manca a me. È una persona che ha sempre fatto volontariato, sì, e tutto, stavamo raccontando. Te devo dirci questa cosa perché, oltre come tifoso, io ho avuto modo di conoscerlo anche come persona, tramite amici, e lui fa tantissimo volontariato e tantissima beneficenza. È stato il primo ad acquistare 2 ambulanze veterinarie a Roma, è stato il primo a fare beneficenza all'ospedale Bambin Gesù. Esatto. Quindi queste sono tutte stronzate, diciamo, esatto, tutte stronzate che inventano per parlare di qualcosa. Allora, secondo voi, la moglie lavora alle Iene, lui si va a mettere contro le Iene parlando di... Ma poi non ci credo nemmeno morto. Ma non ci credo, è perché è sempre stata una persona troppo pulita, quindi in un modo o nell'altro. Le persone volevano... pulite si tende sempre di sporcarle. Parlavano, esatto, di Hillary, che lo tradiva, che metteva le corna con Argentero quando lavoravano alle Iene insieme. Sono tutte stupidaggini, perché è una coppia affiatata, una coppia che si ama da tanti anni, che ha lottato anche per stare insieme. E esatto, quindi veramente ormai la televisione per... fare ascolti non sa cosa inventarsi. Non sanno più cosa inventarsi. Ma voi inventate pure, perché noi smonteremo tutto. Finché, esatto, continuano a inventare, inventare. Ma a me piace anche le cazzate che escono appunto ogni tanto su quello che si fa. Ma noi continuiamo, tanto a me non ci interessa qualcosa fondamentalmente. No, a noi non ce ne può fregare di meno. Noi andiamo avanti. Minimamente, esatto. Allora, Francesco, so che devi andare, io sono veramente felicissima di averti avuto qui con noi fisicamente, diciamo, grazie, perché ci siamo divertiti il triplo. Grazie a voi ancora una volta, perché è la seconda volta che... Lo so, però ci tenevamo una volta anche venuta a Roma. Non ti libererai mai di noi. Non ti libererai più di noi, sappilo. Nessun è una condanna collaborare con noi. Non è un piacere, è una condanna. Salutiamo i signori là sopra che al Colosseo, che tanto guarda. Ciao Colosseo, qui, che hanno pagato il biglietto 12 euro. Allora, io come prima però ti bacio. Perché... grazie, prego, tengo il... io voglio baciare anche il bodyguard, Andrea, però che... ringraziamo Andrea che mi ha salvato la vita, un applauso! Andrea saluta la radio per avermi salvato anche la vita. Buona giornata a tutti e grazie, è sempre un piacere ascoltare questi discorsi. È vero. Non va bene, mi sta dicendo, io non so parlare, però tanto io parlo poco, no? Quindi, no, veramente, grazie, e dopo tanto ci sentiamo e tutto, perché è stata veramente bella, non cambiare mai, esatto, per nessun ragione, veramente, mandiamo a fanculo tutti, perché tanto c'era lo sport del 2016, secondo me. Insieme e poi al volo lo salutare Pamela, che certo, purtroppo oggi non è venuta qui perché è stata operata da poco al naso. Ah, e okay, quindi tra poco andrò da lei, quindi aspettami, te mangia tutte le pastarelle, perché poi nemmeno mangia col naso così, eh. Io mando un bacio alla Pamela, un esatto, bacio a Pamela, che è una donna intelligente. Esatto, è una persona veramente meravigliosa e speriamo di conoscerti veramente al più presto. Brava, brava, brava per quello che fai quotidianamente per Francesco anche, sicuramente. Sì. Quindi... dai, diventate i nuovi Hillary e Totti, anche voi. Magari, che bella coppia, magari per tutta la vita così. Veramente. Ciao, grazie, è stato, guarda, veramente. Un altro bacio. Esatto, ribaciamo. Voi sentite, adesso arrivano tutti i gatti, ciao, Roma. Ciao. Al vestito? Ai moschitos. Ciao, grazie. Ragazzi, è stata veramente una puntata pazzesca. E io direi che mandare un'altra canzone e poi possiamo anche salutare i nostri radioascoltatori, perché io volevo un po' girare qua in mezzo e andare a chiedere chissà cosa significa il termine frociarola ai romani, però no, è stata talmente tanto una bella puntata che io la saluterei. Se poi possiamo parlare un pochino
delle frociarole. Ecco, esatto, parliamo un po' di ste frociarole, perché anzi, noi veniamo sempre messe di disparte, invece siamo delle persone che ci facciamo avanti, no? Anche guarda Mela Galdo, come certo. Ecco, Ori, te che sei un po' il creatore di molte frociarole romane, che ne pensi? No, è un, diciamo, il concorso è il concorso che è di Mauriziano, esatto. Ha il suo copyright, lui sì, è sì, ma tanto Mauriziano, il suo format. Lui è il pigmalione delle frociarole. Sì. E, beh, credo che anche quest'anno si sarà Miss Frociarola, no? Certo, a breve inizieranno, inizieranno i casting. E poi ad agosto ci rivedremo qui a Roma al Gay Village, dove di nuovo ci sarà... nuovo al Gay Village, anzi un ringraziamento in particolare a Vladimir Luxuria, a Paola Di, che hanno voluto anche quest'anno che il concorso, diciamo, chiudesse con la finale appunto al Gay Village qua a Roma. Quindi perciò grazie. Devo iniziare a cercare la nuova frociarola romana. Oh, cos'è questa cosa? Devo iniziare a trovarmi le altre frociarole romane da poter Angela ci sostituisce. No, Angela è la mia Angela, miss, la mia frociarola. E lei non si tocca. Angela la Madonna è la mia seconda frociarola. Ecco. Valentina Galdo è la terza, ma poi c'è anche Beatrice. Cioè, ci sono tutte quelle che tutte, poi quest'anno la Sonia, le abbiamo conosciute. Altagrazia. Cioè, di frociarole oramai ce ne sono. Esatto. Ma Roma è piena. Perciò io invito le romane, chi vuole, di iniziarsi già a preparare. Magari contattatemi a me in privato, poi io vi dico come fare e non fare. Ragazzi, fate il concorso perché vi divertite. E nascono veramente queste collaborazioni bellissime, questi rapporti, queste amicizie che sono pazzesche. È anche un anno dove vi divertite in giro per l'Italia, insomma. Guarda come ci stiamo divertendo noi. Anche se la mia miss è durata 10 mesi, questo voglio precisarlo, però diciamo la durata è un anno dal concorso, da quando si vince all'anno però dopo che c'è ragazze, la finale. Ragazze, è importante dire che la corona è fino a lì, capito? È un simbolo. Vi resteranno dei rapporti umani bellissimi. Esatto. Okay? Perciò nasceranno tante amicizie. È fondamentale avere una competizione sana. Esatto, come è stata fatta quest'anno, e poi soprattutto sfruttate questo, questo titolo che vi viene conferito per parlare, per fare effettivamente qualcosa, portare come avanti abbiamo le cercato, vostre idee di fare noi per tutto quest'anno. Ma io posso dirvi una cosa, che rispetto all'anno in cui ha vinto Angela Castucci, eravamo alla finale di Arezzo, eravamo in un locale, quest'anno la finale è stata fatta al Gay Village ed è stata tutta un'altra cosa, non per screditare il locale ad Arezzo, ma il Gay Village è una buona vetrina per il concorso, ma anche per la miss, per le miss. Per noi perciò, che partecipiamo, sì, certo. Perché c'è visibilità, c'è tantissima gente, poi l'estate romana il Gay Village è per tutti, esatto. Stranieri, è il miglior palcoscenico. Sì, è un palcoscenico che è visibile a tantissima gente. Perciò vi invito. Ma tanto anche noi per ci torniamo quest'anno, certo. Quindi assolutamente, anzi. Sto facendo già il vestito. Noi ci stiamo già preparando perché sappiamo già come apriremo la serata. Noi sappiamo già tante cose, ma comunque work in progress. Certo. Allora, ragazzi, io direi di salutare tutti i nostri radioascoltatori. Io volevo dare un bacio soprattutto a Sara Pinotti, che oggi mi ha regalato veramente tante tante soddisfazioni. Un bacio enorme, Sara. Che dire, ringraziamo gli ospiti, siamo contentissimi del fatto che siano nate queste collaborazioni, tra l'altro in diretta, e secondo me faranno un bel lavoro insieme a Francesco e Andrea, ne sono sicura. Sì, e poi è stata veramente progetto. Bella questa chiacchierata, ripeto, perché noi facciamo sempre queste chiacchierate e poi oggi io vi ero ispirata in mezzo a tutto questo, quindi grazie a Radio Plastique che ci ha permesso di venire a Roma, di essere qua nel cuore. E noi ci stiamo chiedendo un po' come la fine di Carmen San Diego, dove sta Mauriziano? Dove sta l'orso molesto? Dove sta orso molesto? Mauriziano sta lavorando per noi, si spera. Comunque io volevo ringraziare tutte le persone che
ci sostengono, soprattutto verso alcuni argomenti. Esatto. Poi volevo... Torneremo a fare anche puntate, diciamo, certo, più divertenti, leggere, solari, certo, esatto. Però è anche giusto portare avanti queste iniziative. Certo. Volevo invitare voi che ci ascoltate magari, esatto, a scriverci. Stasera anche, poi, che c'è un evento a Padova, mi dicevi. Sì, però prima volevo dire una cosa. Volevo ricordare le persone che ci seguono che se avete qualche argomento in particolare oppure... volete che contattiamo qualche personaggio, insomma, di farci sapere. Scrivete assolutamente, noi siamo aperti a tutto tranne a Lizzero Assoluto e a Galessio Bernabei. Poi va bene così. Io invece voglio dire una cosa alle Valentine. Sì. Una già lo sa perché gliel'avevo già accennato, ma l'altra Valentina ancora non lo sa. A giugno c'è anche un altro evento. Romano, non indifferente. Non indifferente, il 10 di giugno. Un'organizzazione che parte da circa 6 mesi. No, 3 mesi di anticipo. Ok. Gli inviti sono stati fatti, però devo aggiungerne, perché l'evento sono i miei 50 anni. Wow! Quello è un evento. Facciamo un applauso. Allora, onorata. Allora, io dico a Valentina, se sarà possibile, magari lei, se lo vuole, se Mauriziano gli dà l'ok, lo staff gli dà l'ok, se vuole può fare anche una diretta notturna. Durante il tuo compleanno. Durante sarà... il mio compleanno. Facciamo un applauso corretto. Lì ci saranno di personaggi, perché poi sarà sicuramente... un cinquantesimo, ma un cinquantesimo rainbow indimenticabile, quindi assolutamente ci staremo tutti quanti. Invece Vale, stasera allora, Padova, cosa io succede? Volevo ricordare una cosa semplicemente: questa sera a Padova al teatro, no scusate, da Abano Terme al teatro Polivalente, ci sarà un concorso Beauty Queen Triveneto, dove la mia amica Raquel Rebel cederà lo scettro e la corona. Ma a parte questo è una serata benefica, perciò vi invito tutti alle 20, insomma, partecipate numerosi, partecipiamo. Ragazzi, sono le 14 quasi 45 minuti, io mi permetto di finire con 10 minuti di anticipo e vi mando quella che è una canzone manifesto per il mondo gay, che è I Will Survive di Gloria Gaynor, e mentre noi siamo qua in piazza a ballarcela vi mandiamo un caloroso bacione e tanti baci. E ragazzi, sabato prossimo c'è il sabato di Pasqua, sarà una puntata tranquilla, e poi il 2 di aprile io ve lo dico che abbiamo già un super ospite, proprio mi raccomando musicale, ragazzi, non posso aggiungere altro per il momento. Quindi ragazzi, ora vi lascio, oddio, quella che sta a far sopra la pietra danza, ora vado a fare anch'io. Più che altro si immorta adesso, perché si ammazza cadendo da quella pietra. Ragazzi, io vi mando un bacio enorme, vi lascio a Gloria Gaynor, a We Survive. Baci a tutti e andiamo a magnà, che abbiamo una fame. Ci vediamo tra poco. A dopo, ciao ragazzi, buona settimana, buona domenica, ciao. Thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along.